Se ognuno di noi è quello che mangia, allora bisogna mangiare bene e sano. È un percorso non semplice che va appreso e seguito. Il nostro aiuto arriva Nutriamoci, un ciclo di incontri al Cursa di Giulianova su cibo e alimentazione tra storia, antropologia, arte, sicurezza, scienza e medicina. Ad organizzarlo è il gruppo medico d'archivio insieme all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto Crocetti Cerulli. Gli incontri inizieranno il 25 ottobre alle 10.30, uno al mese, sino ad aprile 2020. A coordinarli lo storico e giornalista Sandro Galantini. Daremo inizio a questo ciclo Nutriamoci, che è una sinergia tra il gruppo medico d'archivio, l'Università degli Studi di Teramo, l'Istituto Alberghiero di Giulianova, con la storia dell'alimentazione, partendo dall'età medioevale, con l'intervento di Paola Di Felice dell'Università San Raffaele di Roma, proseguendo poi con un taglio di tipo antropologico, arriveremo fino all'età moderna e contemporanea, con Alessandra Gasparroni, antropologa dell'Università degli Studi di Teramo, e proseguiremo infine con un intervento molto singolare, molto interessante, la carne nella storia dell'arte. E qui ci affideremo invece a un'esperta d'arte e restauratrice che è Valentina Muzzi. Obiettivo degli incontri di Nutriamoci è quello di veicolare la consapevolezza degli aspetti storico-antropologici riguardanti il cibo, ma anche porre l'attenzione sulle problematiche relative alla salute derivanti da una scorretta alimentazione, incluse quelle sulla sicurezza alimentare. Ci stiamo sempre più occupando di prevenzione, che è la cosa più importante per quanto riguarda il discorso delle patologie, sia esse di origine metabolica, quindi che ne so, il diabete, l'ipertensione e quant'altro, sia quelle un po' più importanti riguardanti le patologie tumorali. E l'alimentazione è un fattore fondamentale. In prima linea su cibo e alimentazione anche l'Università di Teramo, un'eccellenza in Italia con il suo polo agro-bio-veterinario. Parlare di alimenti e di alimentazione è sempre utile e soprattutto in termini divulgativi. Ovviamente questa attività dell'Università di Teramo fa parte delle attività di coinvolgimento del territorio alle quali noi siamo sempre aperti.